Ci siamo in diretta? Ciao, siamo a Forlì, mi dicono che ci stanno tante persone e sono dentifricio lì. E, coraggio, coraggio, io sono molto molto fiducioso. Hanno esagerato con gli attacchi. Quando esagerano non capiscono che quando vanno oltre poi diventa un boomerang. Non lo capiscono, sono così accecati rispetto al Movimento 5 Stelle perché il sistema mediatico ci odia, sapete, tutti conoscete tutte le ragioni, e i partiti politici ci odiano perché gli vogliamo togliere tutti i privilegi, che quindi quando abbiamo un problema partono all'attacco in maniera eccessiva, esagerati, no? Con il sangue negli occhi e boomerang, perché oggi tutta Italia sa che cazzo questi del 5 Stelle hanno restituito 23 milioni di euro, lo sa tutta Italia, quindi chapeau alla strategia comunicativa dei partiti politici, continuate così e continuate, cioè amen, cioè, ma pensate veramente di indebolirci in questo modo, cioè, ma io così come la stragrande maggioranza dei miei colleghi posso essere incazzato che alcuni colleghi appunto non hanno restituito i soldi che hanno detto appunto di restituire. Io posso essere incazzato, ma per tipo lì si devono stare zitti, muti. Potranno parlare soltanto quando ci daranno 23 milioni di euro di rimborsi di stipendi tagliati, anzi molto di più, per loro sono molto di più, e restituiranno tutti i quattrini che si sono presi dagli anni 90 ad oggi di finanziamento pubblico ai partiti, nonostante il popolo italiano in un referendum appunto sancì la fine del finanziamento pubblico ai partiti. Fino a quel momento devono tacere, cioè capite qual è il discorso? Comunque grazie, andate avanti così, continuate con questa campagna mediatica di fango, insistete così, tanto le persone ci stanno, il consenso del Movimento 5 Stelle non è minimamente intaccato, anzi perché la gente a un certo punto se ne rende conto, dice ma questi se ci hanno tutti quanti contro in questo modo, fosse che fosse, come si dice a Roma, hanno veramente intenzione di cambiare le cose. L'Italia sta male, l'Italia sta morendo di mafia, di corruzione, di conflitti di interessi, di povertà, di privatizzazione della sanità. Queste sono le robe, io parlo di questo nel palco, poi dopo andrò da Floris, non è vero, ci sono già andato, ho registrato, e quindi e gli ho dato giù, perché gli devo da giù, perché e andiamo, e diamine, coraggio, e domani siamo a Recanati, reciteremo a Silvio. Eccolo! Buonasera, dove andiamo? A destra o a sinistra? Quelli che sto parlando con Tagadà, un attimo. La domanda è sulla questione dei rimborsi. Ah, strano. Bella pensata. Si è capito a quanto ammontano? No, stiamo facendo le verifiche, in realtà lo sappiamo a quanto ammonta, 23 milioni di euro che abbiamo restituito ai cittadini. Bravo! E poi a questo, poi non capiscono che con tutti questi attacchi assurdi rispetto a questa roba qua, sì, non lo capiscono, cioè hanno sangue agli occhi quando succede un problema nel 5 Stelle, si coalizzano tutti i giornali, tutti i partiti, queste sanguisughe si sono tenuti i soldi in tasca, non hanno mai tagliato, si sono mai tagliati uno stipendio, facendo veramente realizzando l'effetto boomerang, perché oggi tutti gli italiani, alcuni che neanche lo pensavano, sono finalmente a conoscenza del fatto che il 5 Stelle, la stragrande maggioranza dei parlamentari, appunto ha creato quanti un fondo a sostegno. Non lo so, Renzi ha no, guardate, questa è la, io l'ho scritto, qua abbiamo il Movimento 5 Stelle che ha versato 23 milioni di euro alle piccole e medie imprese. Berlusconi che ha versato non sappiamo quanti soldi a cosa nostra, e Renzi è l'unica cosa che ci ha restituito, è Berlusconi, questo è andato di parte, decideranno i cittadini. Qualcuno si è parlato di mene marce, leggi. Come si fa a individuare le mene marce? Stiamo, per esempio, al prossimo giro creiamo un fondo intermedio per controllare direttamente, questo al prossimo giro, però già li stiamo individuando, però attenzione, questi soldi per legge gli spettano, cioè non so se è chiara, sì, la questione, certo, però questi soldi per legge, ma se qualcuno dice che i valori del Movimento 5 Stelle sono l'onestà, la trasparenza, questi soldi hai ragione, infatti li devono restituire fino all'ultimo centesimo al popolo italiano, assolutamente sì, è vero, hai perfettamente ragione, ma sono un io controsenso, no? Non è un controsenso, sarebbe difenderli, mentre invece io e noi interveniamo, li cacciamo, restituiscono tutti i quattrini e continuiamo. La domanda che voglio fare
è questa, Teo. Una volta al governo, che c'è da controllare dei bilanci di una nazione. Ma qua non si tratta. Più difficile. Beh, questo glielo dovete chiedere magari ai politici che sono entrati negli ultimi 30 anni, hanno aumentato, diciamo, il debito pubblico, o hanno fatto, oppure chi falsifica bilanci, eccetera, eccetera. Dovete fare questo tipo di domanda. Qua parliamo di un'altra roba. Parliamo di una codice etico interno che prevede la restituzione, non l'hanno fatta adeguatamente, punto, vanno fuori, cioè così funziona. E tutti questi cittadini, non riusciva a controllarli prima. Noi, questa è la verità, siamo così puri che abbiamo destinato direttamente le nostre restituzioni, così tutti lo sanno, ad un fondo direttamente gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico. Perché? Perché non volevamo neppure che questi soldi transitassero in un conto, in un fondo, diciamo, del Movimento 5 Stelle. Quindi in questo senso non li potevamo controllare. Oggi abbiamo visto che evidentemente l'essere umano è ancora di più in questo modo, e quindi che facciamo? Realizzeremo un fondo intermedio, così nessun altro potrà fare il furbo. Una forza politica, quando ha un problema, migliora, interviene, e grazie anche alle inchieste, io ieri le ringrazio, migliora la qualità di se stessa. Le altre forze politiche si fanno le inchieste, se li arrestano, se li bevono con i poliziotti e i carabinieri, però continuano a candidare il Partito Democratico persone sotto processo per peculato, cioè per aver privato appunto di denari pubblici che non gli spetterebbero di diritto il popolo italiano. Capite la differenza? Non ha fatto Ale. Grazie, poi me lo guardo. Ciao ragazzi, coraggio, dai. State in ritardo. Ragazzi, un attimo, ci provo. Grazie per essere qui, buonasera Forlì, grazie di cuore e coraggio. Vi presento i candidati, prego. E comportatevi bene quando entrerete in Parlamento. Di sicuro non abbiamo proprio altro da fare, non portarci male. Buonasera, buonasera a tutti, grazie di essere venuti qui. Grazie e benvenuti a Forlì. Mi chiamo Anna Maria De Bellis e sono la vostra candidata per la Camera nel collegio appunto di nominale Forlì Faenza. Mi presento un attimo, poco tempo, sono un architetto. Per motivi di lavoro e di studio mi sono abitato in diverse città, però ora sono qui. Sono sposata, ho un figlio di 22 anni, universitario. La mia storia è comune a quella di molti tra coloro i quali hanno intrapreso il percorso del Movimento 5 Stelle, ma io con voi voglio condividere un ricordo particolare. Giusto 5 anni fa di questi tempi ho votato per la prima volta per il Movimento, ma da allora non mi sono fermata solo al voto, ho voluto proprio vedere più da vicino la politica, e perché volevo vederla proprio io di persona, senza mediazioni. E così ho iniziato a partecipare e ho scelto consapevolmente da che parte stare, insomma. Non ho mai fatto parte di alcun partito politico, non sono una politica professionista, ma non ho nessun complesso di inferiorità per questo, proprio nessuno. Anzi, secondo me sono loro che dovrebbero averlo nei nostri confronti, perché sono bravi solo a raccontare, a prenderci il culo, a fare a gara chi la racconta meglio e a fare l'unica cosa che sanno fare veramente molto bene è mettersi d'accordo per conservare lo status quo, e cioè la loro poltrona. Allora, noi non abbiamo nessuna poltrona da difendere, ma solo il nostro progetto, che lo difendiamo con l'unica arma che abbiamo, che è la nostra credibilità a tutti i costi. Dunque, vi voglio raccontare anche un piccolo aneddoto. L'altro giorno
la mia parrucchiera mi fa, sapendo appunto che me l'ho candidata per questo collegio, dice: ma tu sei contro Marco Di Maio? Che cognome certe volte, sembra proprio lo scherzo del destino. È il rampollo del PD locale, ragazzo, un rampollo proprio. E dico sì, ho detto: ma sai, lui lo racconta bene, una certa parlantina. Ho detto: scusa, ma va bella parlantina, ma a te personalmente col tuo lavoro cosa ti ha risolto? Ti ha sommesso di adempimenti fiscali, controlli burocratici, e come per lei vale anche per tutti noi. Quindi ha detto: basta, non ti fare incantare dal canto del sirenetto. Io ho detto anche prima che non ho nessun complesso di inferiorità, perché sia la mia esperienza, la mia vita, le mie competenze mi permettono di affrontare gli impegni con una certa tranquillità. E sono anche sorretta da una grande convinzione, quella che finalmente si deve cambiare. Anche loro provano a dire che vogliono cambiare, e sono 25 anni che ce la menano con questa storia del cambiamento. Vogliono cambiare da loro stessi, perché hanno avuto comunque tempo, soldi, potere per farlo. Invece noi ci ritroviamo sempre qui come al punto di partenza, come il gioco del Monopoli, un po' perverso, ma insomma. Anche qui a Forlì hanno avuto ere glaciali per far crescere questa città, e nella bella stagione hanno avuto vita facile, hanno fatto però come le cicale, e adesso nella cattiva stagione non hanno più niente da distribuire, e allora vanno alle grandi svendite. Forlì non ha più un aeroporto, sono anni che abbiamo pagato noi contribuenti ben 40 milioni di euro per mantenimento dell'aeroporto, se la sono giocata con questo Alcom che, ricordo, nel 2014 il famoso Marco Di Maio, di cui sopra, diceva che lui era emozionato, aveva la gioia nel cuore e l'orgoglio di presentare questo signore, che poi si è visto la fine che ha fatto. Il centro storico è stato sempre deserto, e non ha nessun tipo di rilancio, se non quello di aver portato i nuovi centri commerciali in periferia, e si sa che i centri commerciali non sono proprio degli attrattori per il commercio nel centro storico. E poi ha patrimoni storici abbandonati, lasciati al proprio destino. Ecco, noi non abbandoneremo il proprio destino a questo paese, abbiamo fatto opposizione vera, dura, seria, e ci stiamo preparando per governare questo paese. La sfida qui è dura, siamo nel feudo del PD, con i suoi vassalli, i suoi valvassori e i suoi valvassini, e con i suoi collaterali, affini e tutti quanti. Sì, anche. Allora noi vogliamo fare questo salto, no? Dal Medioevo all'età moderna, magari mettendo anche un piede nel futuro. Vogliamo ridare dignità alla politica, senza più compromessi a ribasso, una politica pulita, libera, moderna, partecipata. Convinciamo coloro che hanno perso la speranza che ci siamo noi, i cittadini, senza nessuna investitura né imperiale né papale, e quindi convinciamoli a partecipare, a scegliere e a cambiare tutti insieme. Grazie. Buonasera. Io mi chiamo Alessandro Ruffilli e lavoro qui, in questo palazzo, in un ufficio lì dopo l'angolo, in via delle Torri. Sono un funzionario del comune di Forlì. Nel 2013 ero responsabile dell'ufficio licenze. Degli imprenditori mi offrirono una tangente di 2.000 euro per rilasciare una licenza che per me non doveva essere rilasciata. Mezz'ora dopo, questo veniva qui, in corso Garibaldi, proprio davanti alla questura. Mezz'ora dopo io ero al telefono con la Guardia di Finanza per denunciare questo fatto. Le tangenti si denunciano! Sfortunatamente, per una serie di eventi, il mio dirigente rilasciò quella licenza mentre io ero in ferie. Al mio ritorno io venni trasferito
Venni trasferito in un ufficio grande con una scatola da scarpe, non mi era più possibile partecipare alle riunioni. Feci causa al comune di Forlì, la vinsi, il tribunale con una sentenza inappellata disse che il trasferimento era illogico, illegittimo e irrazionale. Stanco della situazione in cui mi trovavo, io ho scritto questo, ordinaria corruzione. Qui ci sono i nomi di tutti, quello che hanno fatto, quello che non hanno fatto. Grazie. Lo trovate nelle edicole perché nelle librerie non lo vendono, non lo tengono, non so perché. Grazie a questo libro il Movimento 5 Stelle mi ha chiesto di candidarmi e io mi sono candidato, ci ho messo la mia faccia per un motivo molto semplice. L'Italia è in pericolo, oggi qui è in pericolo come era in pericolo 100 anni fa, un secolo fa esatto, nell'autunno del 1917, a 2 ore di macchina dal di qui, ci fu la sconfitta di Caporetto. L'esercito italiano schierò sulla linea del Piave il 17 novembre 1917 i ragazzi del 99, ragazzi di 18 anni, li chiamavano inesperti, sì, li chiamavano impreparati, sì, forse, ma quei ragazzi fecero una scelta, quei ragazzi videro che tra il loro paese e l'avversario c'erano soltanto loro, non c'era nessun altro, e fecero una scelta. Quei ragazzi da quel momento, dal 17 novembre, non arretrarono di un metro, non arretrarono di un passo, non arretrarono di un centimetro, rimasero lì e morirono, sì, a migliaia, a 18 anni, per quella scelta che fecero. Oggi il paese è in pericolo come allora, il pericolo non è più un poveraccio con una divisa diversa dalla mia, il nemico si chiama mafia, travestita da partito, il nemico si chiama banche, protette e salvate da chi ci dovrebbe governare. E tra questo nemico, tra il peggio dell'Europa a cui questi governanti da Prodi in avanti ci hanno svenduto, ci siete soltanto voi, ci siamo soltanto noi, c'è soltanto il Movimento 5 Stelle. Questo è il motivo per cui io mi candido qui in quello che è stato definito il feudo del PD. Sì, io lo faccio e non facciamo un passo indietro, nessuno di noi lo fa. Nonostante quello che sta succedendo, nessuno fa un passo indietro. Quei ragazzi 100 anni fa diventarono leggenda. Voi, tutti voi oggi, potete diventare leggenda! Siete leggenda! È uno di voi porti 10-100 persone a votare 4 marzo 5 stelle! Perché soltanto, soltanto così potremo alzare gli occhi al cielo! Quindi uscendo lassù a rivedere le stelle 4 marzo 2018. Se là non anche a cascare questo caso. Come si dice? Senti, come si parla diretto di. Che dobbiamo fare? Dobbiamo. Che stai facendo da un'ora le dirette? No, perché su Facebook vedo un'altra diretta, quindi lei dovete dire. Ma devi gestire tu la situazione. Dico. Io voglio sapere una cosa, traducimi, Berlusconi ha pagato cosa no? Se ti prendi una querela pure. Subito, non c'entra niente. Berlusconi. Ma è la verità! Ha pagato. Grande, l'ha pagato. Ah, perfetto.
scrivete a Berlusconi, c'è un'altra querela da fare, io non ho detto niente. Io vi ringrazio, cercherò di essere veloce perché dopo devo andare a di martedì, non è vero, ho già registrato. non lo dire, io non l'ho detto a nessuno, lo sapevate già. Gliene ho dette di tutti i colori, nel senso che... non lo capiscono, scusate, non lo capisco. Quando è troppo? È troppo, sbagliano sempre, non so chi siano i responsabili della comunicazione sti partiti politici di sanguisughe, non lo capisco. Questi appena non abbiamo un problema interno, che è un problema interno, che riguarda il codice etico del Movimento 5 Stelle, non il codice penale, rischia che... Appena vedono che c'hanno abbiamo un problema, dato che ci odiano e fanno bene perché gli aboliamo tutti i privilegi in 48 ore, iniziano proprio, capito, con la pava alla bocca, con gli occhi, fermi qua dietro, con gli occhi iniettati di sangue, no, a dire andiamo, spraniamo il 5 Stelle, esagerano. Se tutte le prime pagine dei giornali si occupano appunto di questo caso, esagerano e non capiscono che così creano un effetto boomerang, perché prima tanti italiani purtroppo mica credevano che i parlamentari 5 Stelle appunto restituissero i loro stipendi creando inserendo in un fondo a sostegno della piccola e media impresa, soldi che per legge ci spetterebbero e che noi restituiamo non perché la legge ce lo stia imponendo, ma perché l'abbiamo scelto noi e perché l'abbiamo dichiarato noi e soltanto noi e soltanto noi lo facciamo in campagna elettorale 2013. Tanti non ci credevano, non è possibile, figuratevi se un parlamentare, un senatore è capace di tagliarsi lo stipendio. Oggi, grazie a questa polemica, tutti sanno che sì, il Movimento 5 Stelle, alcuni del 5 Stelle non hanno restituito tutto quello che avevano dichiarato di aver restituito, ma la forza politica del Movimento 5 Stelle ha restituito al popolo italiano 23 milioni di euro. E oggi lo sanno tutti. È incredibile quanto la loro ossessione rispetto a 5 Stelle mi ricaschi sempre addosso. Non ci arrivano proprio perché hanno paura. E per questo sguinzagliano magari alcuni giornaloni che evidentemente sono la stessa identica cosa dei partiti politici. Oggi non è che ci sono qualche giornale libero e qualche giornalista libero, c'è, ma alcuni giornali non sono giornali, sono partiti politici editoriali, governati, manovrati, diciamo prodotti e posseduti da coloro che sono in campagna elettorale contro il Movimento 5 Stelle e a sostegno del loro partito di riferimento. Caltagirone, vengo da Venezia, c'ha Gazzettino, c'ha Messaggero, c'ha al Mattino di Napoli e fa la sua personale guerra editoriale al Movimento 5 Stelle perché gli abbiamo detto no a Caltagirone alle Olimpiadi di calcio a Caltagirone, Malagò e Montezemolo. Berlusconi con i suoi giornali fa la guerra al Movimento 5 Stelle perché ha paura. Oggi ha dichiarato Urbi e Torbi, qualora dovesse vincere il 5 Stelle manderò una cartolina da lontano, forse non sa che Repisi e San Vittore non stanno poi così lontano. E per Benedetti ha il terrore appunto che possa vincere il Movimento 5 Stelle perché si fa chiarezza sul sistema bancario, perché non sarà più possibile per un grande imprenditore telefonare a Monte dei Paschi di Siena, farsi prestare decine e decine di milioni di euro e restituirli a Tozzi e Bocconi grazie a delle azioni fallimentari della sua impresa Sorgenia che è stata finanziata dal Monte dei Paschi di Siena che poi va in perdita, ma tanto arriva il PD di Gentiloni, uno zitto tranquillo che non macchia, non sporca, che abbassa la testa e tira fuori 20 miliardi di euro a debito per salvare le banche appunto spolpate dal Partito Democratico, anche non soltanto dal PD, con la compiacenza anche dell'assenza della vigilanza da parte degli organi predisposti. Questo è il paese, scegliete voi. Da una parte avete una forza, dato che parliamo diversamente e di restituzioni, da una parte avete una forza politica che si chiama Movimento 5 Stelle, che non ha preso un euro di finanziamento pubblico ai partiti o di rimborsi elettorali, anche se ci spettavano 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, e che ha versato in un fondo per la piccola e media impresa 23 milioni di euro. Da un'altra parte ci avete un tizio che si chiama Berlusconi che ha versato, non sappiamo quanto, ad una impresa, tra virgolette, si chiama Cosa Nostra. Dall'altra parte ci avete un tizio che si chiama Renzi, gli vado anche lì a casa, Rigna a casa, nella sua città, Rignano sull'Arno, il quale l'unica cosa che ha restituito al popolo italiano è Berlusconi. Scegliete voi! Scegliete voi!
scegliete voi. Io di più non posso fare. Io ho battagliato 5 anni, ho fatto denunce importanti, ho fatto nomi e cognomi di banchieri, di politici di fatto controllati dal sistema finanziario. In Parlamento ho preso la parola, ho fatto denunce su denunce, non mi sono mai lasciato intimorire dal sistema. Ci sono dovuto andare io sotto casa di Berlusconi a leggere pezzi della sentenza, perché quelli del Partito Democratico non ci sono mai andati. Adesso aspetta voi, ma votare, giù la faccia. La votare non basta, è questo che intendevo dire di fronte a quella fabbrica in Braco dove stiamo perdendo 500 posti di lavoro, questo, che gli italiani si devono dare una svegliata, perché io non posso più tollerare che ci siano italiani più che si indignano di più per un cambio sbagliato d'avventura della nazionale piuttosto che del sventramento della sanità pubblica, non lo accetto più! Questo porterà o non porterà voti? Non lo so, ma è la verità! È la verità, dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Troppo comoda prendersela soltanto con la classe politica, e io ho fatto battaglie contro la corruzione enorme, e si vede la bontà del movimento proprio da queste candidature. C'è un funzionario che denuncia la corruzione, che viene trasferito, che fa causa al comune, che la vince pure, noi lo candidiamo. Per i partiti politici sarebbe uno pericolosissimo. Che fate? Hai parlato? Hai alzato la testa? Sì. Ah, questo stai organizzando. Hai finanziato? Hai finanziato, quindi puoi parlare perché c'è la tua. Quanto ci hai dato? Quanto dai? 10 euro? Come hai finanziato? Ho fatto un'offerta. Da quando? Ti è stata fatta la ricevuta? Come te la faranno? Fate subito la ricevuta. Guardate, ora scherzi a parte, la forza del movimento è questa, è l'autofinanziamento. Io racconto una storia, anche questa credetemi vera, se no mi sarebbe qua beccato altre guerre, tanto Berlusconi non mi querelerà mai, figuratevi. Adesso la minaccia, la cosa, poi vedremo quanto durano le cause in Italia, io aspetto. E come? No, ma figuratevi, cioè, deve fare la butà, non sapeva che dire, stava lì, una situazione mezzo imbalsamato in televisione, così è. Gli ha detto Mentana, ha letto, gli ha fatto vedere servizi in diretta, nessuno era mai andato sotto casa sua a leggere un pezzo di una sentenza dove c'è scritto nero su bianco che grazie all'intermediazione di Dell'Utri Berlusconi pagò Cosa Nostra, e pagò Cosa Nostra, il finanziamento che ottenne Cosa Nostra di fatto la rafforzò, cioè Berlusconi è colpevole, diciamo, eticamente, di aver finanziato e rafforzato quell'organizzazione mafiosa che poi ha fatto saltare in aria Falcone e Borsellino. Ma cioè, è accettabile che questo soggetto venga intervistato a destra e a sinistra? Cioè, ma non stiamo scherzando? No! E tutte le prime pagine dei giornali è quel tizio di 5 Stelle ha restituito meno di quanto dichiarato. Cioè ci dicono coloro che non si sono mai tagliati un euro di stipendio, se la pigliano con noi che ci siamo tagliati troppo poco. È una roba, se ci pensate, allucinante. Cioè è un... ma ci permette di uscire da questo torpore collettivo, da questa anestesia, da questo incantesimo portato avanti di fatto dai mezzi di comunicazione vicino ai partiti politici. Questa è la verità, ma è tutta la politica, credetemi, è una questione, cioè la libertà della politica è molto legata al tema del finanziamento. Io giro tutta... dopo. Ah, perché vuoi fare una donazione? Ci sei rotto. È vero? È riparazione, però non sei rotto. Ma c'è oggi il totem? Non si sente! C'è, ho sbagliato. Allora, il totem, questa è pure un'altra roba incredibile. Il totem è una specie di bancomat al contrario, non potete prendere soldi, ce li potete soltanto dare. In cui voi lo facciamo girare appunto durante i comizi, voi potete liberamente darci una donazione, tirate pure la carta di credito che vi verrà immediatamente clonata, e poi oppure ci date 10 euro e c'è subito la ricevuta. Cioè, ma sei mai visto in un comizio politico in piazza un signore che dice scusi, dov'è il posto dove portare i soldi? Una cosa incredibile! Comunque dopo può darci tutto quello che vuole, ma donazioni piccole, non esagerate, vogliamo donazioni piccole, la media sono 10 euro a testa. Ed è importante perché se noi riusciamo appunto a finanziarci attraverso micro donazioni, avremo un unico lobbista, tutto il popolo italiano, e non un grande finanziatore che ci dà magari 100.000 euro, noi non li prenderemo mai questi quattrini. Questa è la logica del Movimento 5 Stelle, e ce la stiamo facendo, questo tu... basta poi, vai a dare questi soldi e falla tutto. Come? Sì,
è preciso grosso bonifico, ci giovanni un bonifico, però fanno bene, santa pazienza, se no ti arrivano prime pagine giornali su di te, stai a te. No, adesso arriva il poi potete, c'è il merchandising, potete fare donazioni. Esatto, e questa è la logica. Come? E la logica è questa, a parte non ho detto no, e te lo spiego, vuoi che te lo spiego? Aspetta, fammi rispondere alla domanda, non è che abbiamo detto no noi, ha detto no il popolo italiano in un referendum nei primi anni 90 e ha bocciato con un referendum popolare il finanziamento pubblico ai partiti votando il voto oltre il 90% contro il finanziamento. A noi non l'ho bocciato io, l'ha bocciato il popolo italiano. Poi noi, dato che il popolo italiano si espresse così con un referendum, controllatelo, se non sbaglio che era il 92, controllalo, 93, evidentemente noi non abbiamo voluto toccare quei denari. Cioè, ma ora è una colpa non aver preso 42 milioni di euro di rimborso elettorale? Se ti fai legittimo, se a te sei d'accordo, se tu sei d'accordo con il finanziamento pubblico ai partiti, vota per i partiti che sono d'accordo con il finanziamento pubblico ai partiti. Perché la logica è questa. E non votare a me, tu sei benvenuto anche in qualsiasi cosa tu decidi. Vabbè, d'accordo, poi parliamo. Scusate, una prima domanda. C'è qualcuno che è la prima volta che partecipa a un evento del 5 Stelle in piazza? Sulle mani. Benvenuto. Ora vi dico questa cosa, e per me questo è molto legato al tema del denaro e del finanziamento. Nel 2006 Riva, il patron dell'Ilva, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. Diede a Berlusconi 240.000 euro a Forza Italia e a Bersani 98.000 euro, cioè li finanziò entrambi contemporaneamente, finanziamenti leciti, non illeciti. Qual era la logica? Io finanzio tutti quanti, poi vince uno, vince l'altro e mi restituirà il favore. Così funziona purtroppo quel palazzo e i partiti politici. E infatti negli ultimi anni sono stati licenziati tanti decreti salva Ilva, ma nessun decreto salva cittadini di Taranto, dove ancora si mora ad ogni respiro. C'è un quartiere che si chiama Tamburi, dove l'incidenza dei tumori è altissima, e se voi ci andate e passate un attimo, scusate, però poi dopo, abbi pazienza, e passate con un dito sul guardrail, dovete vedere quello che c'è. Una cosa disastrosa, lo capite qual è la logica del finanziamento e perché noi insistiamo con l'autofinanziamento? E abbiamo dimostrato che anche in assenza di finanziamento pubblico ai partiti la politica si può fare, io ho fatto eventi in tutta Italia, in tutte le piazze d'Italia, da non candidato li sto facendo, attraverso l'autofinanziamento. E questa è la logica del movimento, io credo che saremo capaci di risolvere il conflitto di interessi. Finalmente, perché questo paese sta morendo di conflitto di interessi. Io mi ricordavo quando ce la menavano i giornali contro Berlusconi o facevano finta di essere contro Berlusconi, poi c'era la sinistra al governo e nessuno ha toccato minimamente la questione del conflitto di interessi. Noi saremo capaci di fare un piano energetico nazionale per uscire dalle fonti fossili da qui al 2050. Noi saremo capaci di fare una lotta alla corruzione durissima con un pacchetto anticorruzione che abbiamo in mente, il DASPO per i politici corrotti serio. Se tu sei un politico condannato in via definitiva per reati contro la pubblica amministrazione, non tu potrai mai più presentare nessuna elezione per tutta la vita. Io vi dico le nostre idee, prego, voi valutate. Due. Il DASPO anche per gli imprenditori che per ottenere un appalto hanno pagato magari un pubblico ufficiale e l'hanno corrotto. Costoro non potranno mai più partecipare a bandi pubblici, così tuteliamo gli imprenditori onesti in questo paese. Lui ha denunciato da dentro appunto il comune di appartenenza come funzionario. Noi crediamo, abbi pazienza, però rispetto vuol dire anche rispettare. Noi crediamo fermamente nel principio nella creazione. Fermi, noi crediamo fermamente nell'idea di inserire all'interno della pubblica amministrazione la figura dell'agente provocatore, un agente altamente qualificato da infiltrare nella pubblica amministrazione per provocare il reato di corruzione, cioè sarà capace di tirare fuori una mazzetta, di presentarla a un politico, se il politico se la prende scattano le manette, si chiama agente sotto copertura infiltrato appunto nella pubblica amministrazione, perché oggi senza la corruzione della politica le mafie che sono arrivate anche in Emilia Romagna, che hanno sciolto, cioè Brescello l'hanno sciolto per mafia, non avrebbero la forza che hanno senza appunto la corruzione da parte della politica. Io credo, poi non lo so,
non lo so, non c'ho la sfera di cristallo. E il movimento della bacchetta magica non ce l'ha. Questo paese ha un bordello di problemi. L'hanno massacrato, hanno massacrato la sanità pubblica, tutto a vantaggio della sanità privata. Oggi addirittura è conveniente rivolgersi alla sanità privata rispetto alla sanità pubblica. Hanno massacrato la scuola pubblica per me, perché hanno bisogno di un popolo sempre più ignorante per poterlo manipolare con i mezzi di informazione. Hanno massacrato la pubblica amministrazione. Hanno massacrato lo sport, anche lo sport sta morendo di conflitti di interessi. Dovete vedere quanti conflitti di interessi ci sono tra le federazioni sportive e la politica. Io non so se ce la faremo, non lo so. Sto battagliando, mi sto dedicando anima e corpo in questo sogno, in questo progetto. So che non avendo dei conflitti di interesse saremo in grado possibilmente di intervenire rispetto a queste leggi che vi ho detto. Io, non avendo nessun legame con qualche, diciamo, patron della grande distribuzione dei centri commerciali, credo che sarò in grado, come Movimento 5 Stelle, di regolamentare alcune chiusure domenicali dei centri commerciali per fare risorgere i centri storici. Perché i centri storici, io in questo tour, a parte ieri che era a Venezia e poi ha piovuto, io sto girando, diciamo, Forlì non è certamente un centro piccolo, però anche alcuni centri più piccoli, e sto notando che i centri storici di questo che è il paese più bello del mondo, e non lo dico per ruffianeria, si stanno desertificando. Quando si desertifica un centro storico c'è un problema sociale di perdita di posti di lavoro, chiaramente da parte dei piccoli imprenditori, piccoli esercenti, piccoli commercianti e compagnia bella, ma anche un problema legato alla sicurezza, perché si svuota un centro storico e magari aumenta l'incidenza della delinquenza di ogni tipo e di ogni colore, per l'amor di Dio, sempre. E quindi intervenire in questo senso, sostenere la piccola e media impresa, i piccoli esercizi commerciali, ci dà l'idea che possa essere un modo per far rivivere un centro storico, rifar circolare un'economia partendo dal piccolo. Il Movimento 5 Stelle crede nel piccolo, pensiamo di poter uscire partendo dal piccolo, creando posti di lavoro e sicurezza appunto per tutti i cittadini italiani. Ora, non avendo nessun conflitto di interesse con qualche banchiere o con qualche banca d'affari, riteniamo di essere gli unici in grado, una volta arrivati al governo o nel caso dovessimo avere la maggioranza, di approvare tre proposte. La prima è la riforma della governance di Banca d'Italia, perché il governatore deve essere scelto dal Parlamento della Repubblica a larghissima maggioranza e non di fatto dal governo di turno, a larghissima maggioranza, per renderlo più autonomo. Due, via le porte girevoli, tu funzionario di della Banca d'Italia che dovresti controllare, non puoi magari dopo poco tempo finire a lavorare in una banca d'affari che dovresti controllare, perché magari non la controlleresti adeguatamente e poi lì iniziano ad esserci crack bancari. 3. La divisione tra le banche commerciali e le banche d'affari, questa è fondamentale, non è troppo comunicativa sta proposta, ma è fondamentale, dove in tanti paesi esiste e funziona. Io devo avere, cittadino, il diritto di mettere i miei soldi in una banca capace di fare la banca, una banca commerciale, quindi dividerle, così io so che se metto i miei quattrini in quella banca farà la banca, non è che con i soldi miei a mia insaputa farò operazioni di speculazione o comprerà titoli tossici, derivati. I derivati sono delle scommesse sulle scommesse, altamente pericolosi, e qua si tratta del risparmio che va tutelato dal punto di vista costituzionale. Poi se tu vorrai mettere i tuoi quattrini in una banca d'affari te ne assumerai i rischi, ma sarai un cittadino informato, non preso in giro da questo sistema, dall'assenza di vigilanza e dalla compiacenza di quei politici che appunto sono interconnessi con il sistema bancario. Prodi, prima di diventare Presidente della Commissione Europea e Presidente del Consiglio per due volte, lavorava in Goldman Sachs. Monti, prima di diventare Presidente del Consiglio, lavorava in Goldman Sachs, banca d'affari. Barroso esce dalla Presidenza della Commissione Europea e trova magicamente lavoro in Goldman Sachs, banca d'affari. Amato, consulente di una banca, Amato oggi è giudice della Corte Costituzionale, telefonava alla dirigenza di MPS e si faceva prestare soldi, finanziare il torneo di tennis di Orbetello. Andate voi a chiedere dei quattrini in una banca, magari per mettere su casa, per tirare su un'impresa, una start-up, vediamo cosa vi risponde. Questa è la logica. Sono proposte normali che ci sono in altri paesi e pensiamo, intendiamo, siamo convinti di realizzarle in quanto non abbiamo un legame, un conflitto di interessi con il capitalismo finanziario. Capite qual è la logica? Noi viviamo in una crisi non economica, questa è una crisi finanziaria di sistema, non economica. Cioè l'Italia può produrre tutto quello che vuole, ce la possiamo fare, abbiamo un vero petrolio che è la cultura, l'enogastronomia, che è sono le bellezze d'arte. Che è questo, possiamo investire in energie rinnovabili, lo fanno altrove, in paesi dove non hanno il sole nostro, perché non lo possiamo fare? Perché qualche RAS, qualche lobbista del petrolio che crede ancora nelle trivellazioni, magari sostiene la campagna elettorale di qualche partito politico fossile, per questo non si va avanti in questo paese.
capite perché risolvere questo benedetto conflitto di interessi è fondamentale? Questo è il movimento. Ti piace, non vi piace, siamo perfetti? Assolutamente no. Facciamo degli sbagli? Assolutamente sì. Abbiamo la bacchetta magica? No, non ce l'abbiamo. Però ripeto, cioè, ma vi rendete conto in che situazione siamo finiti? Ma se volete votare gli altri, amici come prima, tranquilli, ma io sostengo che se 25 anni di quel bugiardo di Arcore e 3 di quest'altro bugiardello d'Arignano non ci sono bastati per capire la loro pericolosità politica, il problema non sono Renzi e Berlusconi, sono gli italiani e ci dobbiamo dare una mano. Queste sono le nostre proposte, andatevi a leggere il programma, la buona scuola. Vogliamo abolire la chiamata diretta perché è ingiusta per gli insegnanti. Vogliamo finanziare le scuole statali, è una cosa normale. Vogliamo finanziare l'università, i soldi ci sono. Pensate che ogni anno vengono dati da parte dello Stato 7 miliardi di euro all'università. 7 miliardi di euro, niente. Gentiloni ne ha trovati, ripeto, in 24 ore di Consiglio dei Ministri, 20 di miliardi da mettere a debito per le banche. E Intesa San Paolo si è beccata 5 miliardi qualche mese fa di quattrini nostri, a fondo del tutto per tutto, per comprarsi la parte buona di Banca Veneto e Popolare di Vicenza. Due banche sventrate da banchieri senza scrupoli, con la compiacenza della politica, acquistate da Intesa San Paolo, che si era beccata 5 miliardi di euro di soldi nostri, a un euro per entrambe le banche. 50 centesimi Popolare di Vicenza e 50 centesimi Banca Veneta. Allora i soldi non ci stanno, per il TAD ci stanno sempre i soldi, vero? Ma adesso si riparla di ponte sullo stretto, quando è chiaramente un messaggio che Berlusconi sta dando alla mafia e mi querelasse per la seconda volta. Cioè, ci rendiamo conto che i soldi ci sono, ci sono, ci sono stato 5 anni in Parlamento, ho visto finanziare la qualunque, ma non partire mai dalle esigenze dei cittadini. Perché? Perché sono cattivi, perché sono, non so, cattivi? No! Cioè neanche, cioè, loro vivono nella logica addirittura del favorire il voto controllato, per quello io ho un messaggio, insomma, non volete votare, legittimo, però sappiate che per me è la mia idea, coloro che intendono astenersi sono i migliori amici del sistema. Cioè Renzi e Berlusconi godrebbero nel sapere che sta aumentando l'astensionismo, perché i partiti politici una parte di voti controllati ce li hanno, e voi vivete una regione dove, ahimè, anche con il sistema che un tempo doveva essere buonissimo ma si è inquinato, delle cooperative, purtroppo si controllano anche tanti tanti voti, è la verità. Perché c'è un voto libero in questo paese, il voto non è libero, o quantomeno non è libero del tutto, cambiano, il voto di scambio esiste, non soltanto in Sicilia e in Calabria, magari pure qua a Forlì, solo che cambiano le tariffe, magari costa da una parte un tot e di qua costa un altro, un'altra cifra, e per quello non vogliono il reddito di cittadinanza, perché un paese giusto, in un paese giusto nessuno sarebbe così povero da essere costretto, e non lo sto giustificando, a vendersi il suo voto per un pacco di pasta, per un buono di benzina, per 40 euro o per 80 euro. Nessuno sarebbe chiaramente disposto, giusto? E non voglio il reddito di cittadinanza per questo, e vi inventano le stronzate che è assistenzialismo. Ma che c'è di assistenzialismo? Che vogliamo fare? Abbiamo trovato le coperture finanziarie anche attraverso l'innalzamento della tassazione sul gioco d'azzardo, perché questo paese sta anche morendo di gioco d'azzardo, e il gioco d'azzardo è una tassa sulla disperazione. Li abbiamo trovati i soldi, le coperture le abbiamo trovate. Vogliamo aumentare la pensione minima, quantomeno fino alla soglia di povertà, perché è intollerabile costringere i cittadini a prendere una pensione inferiore alla soglia di povertà certificata dall'Istat in 780 euro. E poi vogliamo occuparci di un cinquantenne, di un sessantenne che perde lavoro, perché cosa fa un sessantenne che perde lavoro in questo paese, che è troppo giovane per entrare, appunto, che per andare in pensione? Cosa fa? Alcuni si ammazzano, altri scelgono uno psicofarmaco rispetto a un altro, ed è un problema incredibile, anche sociale. Ritornano a casa, si sentono dei falliti, ma non è colpa loro, è colpa di questo sistema. C'è una disgregazione familiare, i giovani magari sono costretti ad abbandonare l'università e a trovarsi un lavoro sottopagato, due lavori sottopagati, e non è possibile per loro mettere su famiglia, e il circolo è vizioso, e dopo un po' scappano e se ne vanno a fare i lavapiatti a Londra, e i nonni non fanno i nonni e magari devono lavorare. E vogliamo solo un paese normale, dove i nonni facciano i nonni e i giovani lavorino, una cosa normale, un paese normale. E le coperture finanziarie ci stanno, e noi intendiamo dare un reddito di cittadinanza a un cinquantenne che perde il lavoro, a patto che si inserisca in un percorso formativo attraverso anche la modifica dei centri per l'impiego qui nel suo comune di appartenenza, per apprendere un nuovo mestiere. Poi gli verranno presentate 3 proposte di lavoro, e i posti di lavoro potremmo poco a poco crearli, proprio perché io che prendo un reddito di cittadinanza magari questi soldi li spendo lì a destra, lì magari no, però da un'altra parte.
e con questi soldi rimetterò in circolo l'economia, così da creare magari dei posti di lavoro. Presenteremo delle proposte di lavoro appunto a coloro che ricevono il reddito di cittadinanza, qualora dovessero rifiutarne tre perderebbero il sussidio. Ma tu per ricevere questo reddito devi anche lavorare gratuitamente 8 ore a settimana nel tuo comune d'appartenenza, e ci saranno tanti lavori socialmente utili da fare anche qui a Forlì. Ci saranno persone anziane che hanno bisogno anche di un'assistenza, di una compagnia, ci saranno queste problematiche sociali. Con il reddito di cittadinanza riusciamo anche ad affrontare queste, e ci dicono non ci sono i soldi, assistenzialismo. Oh, abbiamo anche pensato di creare un reato ad hoc penale per punire coloro che mentono per ottenere il reddito di cittadinanza. Cioè, questa è una legge che c'è in California, si stanno facendo delle cose importanti in tutto il mondo, e qua assistenzialismo hanno paura di questa legge perché sventrerebbe il voto di scambio, e certi politici senza il voto di scambio non verrebbero eletti neppure dai loro familiari più stretti, proprio perché li conoscono bene e non li voterebbero. Questa è la legge. Allora, sul fiscal, sulle emissioni all'estero, il Movimento 5 Stelle intende ritornare soprattutto dalla prima missione in termini non soltanto di costi economici, ma per il primo atto che io ho firmato, anzi scritto in Parlamento, è stato il ritiro delle truppe dall'Afghanistan, in quanto la reputo una guerra ingiusta, tra l'altro una guerra fondamentalmente persa, 5 miliardi di euro è costato, oltre che vite di tanti cittadini. Ti sto rispondendo su tutto, dandoti anche una dimostrazione di rispetto assolutamente totale, però se mi fa una domanda è anche rispettoso non discutere con quello che hai davanti, ascoltarmi, ti sto tutta la sera rispondendo ad ogni domanda, qua lo puoi fare, nel Partito Democratico ti avrebbero denunciato, però devi anche un minimo ascoltare. Il ragazzo giustamente chiede il fiscal compact, è una cosa oscena da abolire, come il pareggio di bilancio in Costituzione, è una cosa vergognosa che hanno fatto PD, Forza Italia, Monti anni non c'erano ancora, comunque c'era Monti presidente del Consiglio. Le missioni di pace, per me le missioni di pace sono di fatto non missioni di pace, ma interventi armati, magari trasformati e diciamo mascherati da missioni di pace. E io ho votato sempre contro determinate missioni di pace, a parte quella nel Libano che abbiamo ritenuto che fosse molto utile, i militari appunto veramente facessero peacekeeping, ma mica ci sono andato io in Iraq, ci è andato Berlusconi, mica ci sono andato in Afghanistan, ci è andato il Partito Democratico, mica l'ho destituito io violentemente Gheddafi, e Gheddafi era un dittatore, ma responsabilità e dovere del popolo libico destituire i dittatori, non delle bombe straniere che poi quello che hanno causato è l'aumento anche dei flussi migratori e la distruzione della Libia. E non era mica amico mio Gheddafi, Gheddafi baciava la mano a Berlusconi, mica la mia. Quindi figuratevi, siamo d'accordo, e sto ragazzo che magari fa delle polemiche è del Movimento 5 Stelle ma ancora non lo sa, ma via con noi! Ma via con noi! Vieni con noi, dacci una mano! Ora vi dico l'ultima cosa. È sventurato un popolo che si accontenta dei bonus e delle mancette quando invece è obbligato come popolo sovrano a rivendicare diritti, perché il meccanismo è questo ed è molto molto astuto. Negli ultimi 30 anni ci hanno fottuto diritti su diritti, l'hanno fatto lentamente, qualche volta con decreti approvati il 14 agosto o il 23 dicembre, perché sono molto bravi in questo, mica sono stupidi purtroppo. E che Berlusconi è stupido? Magari fosse stupido, ma non è stupido, sono diabolici questi, non sono stupidi. Ci hanno fottuto i diritti, e poi poco a poco, quando vedono che il popolo italiano inizia a organizzarsi, quando vedono, nonostante la campagna di fango mediatica in questi giorni, su una piazza con così tante persone qui a Forlì ad ascoltare qualcuno parlare di politica, neppure candidato, è incredibile se ci pensate, allora che fanno? Tirano fuori un bonus o una mancetta. Compriamoli, cittadini, anestetizziamoli. Tu insegnante, stati zitta, non ti mettere contro il sistema, accetta questo bonus insegnante, comprati quello che vuoi, ma non mi disturbare, perché io voglio continuare a sostenere di fatto la televisione privata, voglio continuare a imporre la chiamata diretta e compagnia bella. Tu studente non mi rompere, non protestare che ogni anno ti diamo meno quattrini all'università, beccati questo bonus studente, comprati l'iPad e non disturbare il manovratore. Sventrano la sanità pubblica ma ti regalano la giornata, magari ecco quel di cura e occupiamoci di quel male, però poi ti impongono appunto sempre più, ti spingono sempre di più dalla sanità privata, trasformando un paziente in un cliente. Fanno tutto questo, però appunto vogliono
ci tolgono i diritti però tirano fuori il bonus e la mancetta. Lo capite qual è il giochetto? È molto molto, sono bravi, organizzati. Appena vedono che ci stiamo per organizzare, che siamo forti, pronti a votarli via, a votarli via, poi scegliete Tizio, Caio, Sempronio, amen, responsabilità vostra, ma appena vedono che i cittadini italiani sono pronti ad alzare la testa, a rivendicare i diritti, ehi, ecco il bonus, calmati, beccati l'anestesia, beccati il metadone, vogliamo questo? Noi siamo una forza molto molto grande, una forza capace di incanalare in un percorso di comunità, di democrazia e di partecipazione una rabbia anche sana e assolutamente giustificata da parte del popolo italiano, perché qua milioni di italiani rinunciano alle cure, ma l'abbiamo fatto così, senza scorta, senza denari pubblici, muovendoci con un camper, senza un poliziotto o un carabiniere qui, non che faccio da intermediario, mai, non c'è bisogno. Se ci veniva a fare apposti ci stavano i cecchini là qua, controllati. Questo siamo, scegliete voi. Io vi chiedo non di votare al 5 Stelle, ma di schierarvi, di fare attività politica, di informarvi, magari qualcosa del 5 Stelle non vi piacerà, aiutateci a migliorarlo. Io sono cittadino bravo, come voi, bravo. Mi sono fatto il mazzo questi 5 anni, me lo sto facendo adesso e poi tornerò alla mia vita. Così io voglio fare. Schierato. Schierarsi in questo paese profondamente democristiano non è facile. Chi si schiera si attira pure delle invidie. Qualcuno che dice perché si è schierato? Cosa vuole in cambio? Perché no, sembra assurdo non voler... lo so, non è facile. Ti fa pure perdere qualche amico schierato. Però te la fa acquisire di nuovi e quelli nuovi che ho acquisito sono migliori di quelli che ho perso. Schierarsi ti fa venire il sangue amaro, il fegato grosso. Alle volte non dormi perché sei nervoso, perché c'hai rabbia e tutto quanto. Però ti guardi allo specchio, cammini a testa alta, sai di star dando un contributo per la tua società. Io oggi ho rivisto che mi è venuta la mia compagna a Venezia a trovarmi, che è venuta la nonna, sante nonne, c'era mio figlio e io lo guardavo e dicevo io il mio dovere lo sto facendo. Bravo. Io il mio dovere lo sto facendo. Bravo. Grazie per me, buona notte a tutti. Grazie di cuore. Ah sì, scusate, vi va per favore di dire tutti assieme Berlusconi ha pagato Cosa Nostra e subito dopo e adesso querelaci tutti. Guarda che ti querela, state attenti. Berlusconi, io faccio 1, 2, 3, Berlusconi ha pagato Cosa Nostra e poi un secondo di silenzio e adesso querelaci tutti, d'accordo? Di va. Aspetta, non lo vuoi dire, questo non te lo vuoi andare a sentire. Pronti? Ripeto, Berlusconi ha pagato Cosa Nostra adesso e adesso quella è la scelta. Forte però, Guarda che c'è, vi riconosce uno per uno. Ci siamo? Ci siamo. Dai che tira, stai registrando? A posto. Ah, tagata, ho sbagliato, scusa. Ci sei? 1, 2, 3. Berlusconi ha pagato Cosa Nostra. E adesso quererci tutti! Grazie! Ma poi scusate, ma la ragazza è la stessa.